Buon pomeriggio da Daniele Burigana e benvenuti allo stadio Andrea Caslini di Colleferro per la sfida tra i greci dell'EPS Pellas e la rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti. Prima giornata del torneo Roma Caput Mundi. Quindicesima partecipazione al torneo per l'LND, vincente per 4 edizioni, l'ultima nel 2019. Passiamo adesso alle formazioni. I greci, guidati da Mr. Zelempis, scendono in campo con il sistema di gioco 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà Karafilias, con davanti a sé la coppia di centrali composta da Bolas e Gerontidis. Risponde l'Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti con il sistema di gioco 4-3-3. Mister Gianni Chedda sceglie il tridente offensivo composto da Basile sulla destra, Caprio sulla sinistra e Torri al centro dell'attacco. Suppiadis riceve palla sull'out di destra, davanti a sé Cugnata. Converge verso il centro con una serie di finte per superare il numero 6. Si sposta poi il pallone sul sinistro, prova la conclusione a giro e realizza uno splendido gol. Rossi sfiora ma non basta, passa in vantaggio l'EPS Pellas al 17° di gioco. Gran gol di Suppiadis. Campesamba lungo in direzione delle punte. Sponda di testa di Torri che viene raccolta da Caprio. Il numero 20 si libera splendidamente dei due avversari. Prova il tiro con il destro, salva tutto Bolas in scivolata. Immediata la reazione dell'LND al 20°. Sangrillo apre verso sinistra in direzione di Cugnata. Buon controllo del numero 6 che sfida davanti a sé Ciazzi Diamantis. Lo supera, guadagna il fondo e crossa dentro. Anticipa tutti i Torri con il sinistro. Pareggio della Lega Nazionale Dilettanti al 30° del primo tempo. La firma di Alessandro Torri, centravanti di proprietà del Villa Valle. Tutto pronto per la ripresa, solo un cambio nei 22 in campo. Per la Lega Nazionale Dilettanti entra con la maglia numero 15 Sfascia Basti ed esce con il 10 Ventura. Basile allarga a destra per Del Mastro, passaggio tra le linee verso Torri che spalle alla porta, controlla e scarica su Basile, sinistro forte ma centrale del numero 16, respinge bene Karafilias. Rimessa lunga verso il centro dell'area di rigore, allontana male su Piadis di testa. Basile prova a controllare e calciare con il destro, pallone rimpallato ma sul secondo palo si avventa Giacchina, pallone che finisce alle spalle dell'estremo difensore dei greci. 2-1 LND al secondo minuto della ripresa, la firma del numero 13 Giacchina, centrocampista di proprietà del Vittorio Falmec. Ancora LND in avanti al 13°, Giacchina approfitta di un errore per mandare in profondità Basile, il numero 16, calcia con il sinistro, Karafilas attento gli nega la gioia del gol. Ripartenza LND guidata da Basile che supera un avversario e lancia Torri in profondità. Il numero 17 corre sulla corsia di destra, entra in area freddissimo con il destro, manda sotto le gambe del numero 1 greco. 3-1 LND, doppietta personale per Alessandro Torri che chiude virtualmente il match al 28° della ripresa. 43 sul cronometro, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Termina qui la sfida tra EPS Pellas e la rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti. Risultato finale 3-1 per l'LND, brava a reagire allo svantaggio iniziale e ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Torri e la rete di Giacchina.